Ogni accordo sindacale che si sussegue è anticipato da un cappello irresponsabile e inaccettabile. Vista la crisi, dobbiamo applicare la cassa integrazione, gli ammortizzatori sociali, tagliare il salario, lasciare a casa precari che non possono essere confermati dopo 10 anni. Una cazzata inenarrabile, inaccettabile, a cui anche questo governo sta a guardare. Un governo che non ha detto una parola, addirittura durante l'incendio, gli effetti dell'incendio in questo aeroporto, centinaia di lavoratori intossicati. Cazzo, non c'è stato una parola da parte del ministro Delrio che ha detto non è possibile lavorare in un aeroporto in condizioni in cui madri, padri se sentono male vengono portati in ospedale a centinaia, oltre 400. Siamo arrivati a questo, altro che problema e crisi, questo è veramente solo sfruttamento, precarietà, licenziamenti, ora addirittura l'aggressione nei confronti dei lavoratori dal punto di vista della salute, l'aggressione che si consuma ogni giorno nel cambio d'appalto. Ecco, questa manifestazione vuole innanzitutto mettere insieme i vari pezzi di un aeroporto che invece, gestito in una maniera completamente diversa, potrebbe produrre occupazione per tutti. Il lavoro c'è, ci sarebbe, il profitto deve essere solo spartito, è questa la verità. Utilizzano cassa integrazione, ammortizzatori sociali come un bancomat per le aziende, hanno dato gli ammortizzatori sociali all'Italia nel 2008, hanno aperto là la stagione dei 7 anni di ammortizzatori sociali, per tacitare la possibilità di un dissenso che oggi però si deve riversare su questo aeroporto, perché non è possibile che il tradimento delle promesse di ricollocazione e di formazione dei lavoratori resti chiuso nelle stanze e nelle case di chi si trova disoccupato, proveniente da un settore in crescita e purtroppo a fare i conti con la povertà, perché è questo, quando finiscono gli ammortizzatori sociali, cari colleghi, si finisce nella povertà, perché non c'è Regione Lazio che ha attivato un processo di riqualificazione e ricollocazione, hanno dietro la bandiera delle ricollocazioni, hanno solo provato e sperimentato la sottrazione degli ammortizzatori sociali e solo con i lavoratori all'Italia del 2014, non una parola nei confronti delle centinaia di lavoratori Ground Care, di quelli della Argol che da anni addirittura hanno finito e stanno finendo gli ammortizzatori sociali. Ma le aziende ne continuano a beneficiare e non c'è un'inchiesta del Ministero del Lavoro che faccia luce sull'assegnazione degli ammortizzatori sociali. Di denunce ce ne sono pacchi, c'è un tribunale, quello di Civitavecchia, con 2 giudici che stanno tenendo le fila di una mattanza senza intervenire. Addirittura all'Italia nel 2004 abbiamo dovuto assistere a una vergogna. Nei ricorsi dei lavoratori licenziati nel 2008 di Alitalia, gli avvocati difensori dei lavoratori licenziati chiedevano la presentazione delle liste con cui erano stati decisi i licenziamenti. Bene, Alitalia dei capitani coraggiosi diceva che le hanno fatte Alitalia pubblica, gli amministratori straordinari. Gli amministratori straordinari scaricavano dall'Italia CAI, non c'è stato un giudice che ha detto non ci prendete per il culo, non prendete per il culo i lavoratori e una massa di lavoratori e una massa di cittadini che deve pagare ammortizzatori sociali per far beneficiare le aziende e consentirgli di continuare a lucrare su questo. Ecco, questa manifestazione strappa ancora una volta, tenta di strappare e di rompere la cappa di silenzio, una manifestazione che sarà colorita, una manifestazione che farà sentire in questo paese la necessità di dire basta, raccontiamo la verità, raccontiamo che l'affare del secolo, che le privatizzazioni così come sono state fatte e come continuano ad essere fatte, lo smantellamento delle attività non può essere scaricato sempre e solo sui lavoratori, perché i lavoratori da oggi la povertà non la continueranno a consumare nel chiuso delle case, magari a fare i conti con la disperazione non di non arrivare alla fine del mese, di cominciarlo il mese, lo verranno a consumare qua, su questo territorio, insieme ad altri lavoratori, ai lavoratori precari che si battono, ai lavoratori dell'Argol, ai lavoratori della Ground Care, a tutti i lavoratori aeroportuali che ogni giorno devono subire uno scempio di dignità.